Nel 2022 il 55% delle diagnosi di tumore, 205.000, ha riguardato la popolazione maschile del nostro paese. E le neoplasie della prostata, quasi 564.000, sono le più diffuse tra gli uomini, molto al di sopra rispetto a quelle del colon retto e della vescica. Favorire la conoscenza e la prevenzione di una patologia che presenta un'incidenza di 55 nuovi casi ogni 100.000 abitanti nei paesi occidentali è la finalità della giornata di visite ed esami gratuiti promossi dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori presso il Responsible Research Hospital di Campobasso. Ci accorgiamo anche come magari visitare 20, 30, 40, 50 persone in una giornata del genere, comunque sempre vengono a galla dei casi che magari senza queste giornate non sarebbero stati individuati. La prevenzione delle malattie oncologiche della sfera genitale maschile che coinvolgono i soggetti con oltre 50 anni di età comporta anche l'adozione di stili di vita sani. Evitare fumo o abitudini poco salutari, l'alcol e l'altro, ma soprattutto prendersi cura della propria salute, fare il PSA dopo i 50 anni e nel momento in cui risulta alterato o alzato fare degli accertamenti di secondo livello. Regole preziose per costruire trattamenti terapeutici mirati sulle esigenze e caratteristiche del singolo paziente e consentire un allungamento significativo della vita anche in termini di qualità. Possiamo fare la terapia chirurgica, che è una terapia demolitiva, che comporta la escissione completa di prostata e vescicole seminali, oppure possiamo fare la radioterapia nelle varie forme.